Il sindaco di Monte Sant'Angelo, Antonio Di Asio, ha consegnato l'encomio solenne al dirigente della squadra mobile di Foggia, il dottor Alfredo Fabbrocini, per l'azione svolta contro la criminalità con alta professionalità, senso del dovere nel rispetto delle leggi dello Stato e per il fattivo rapporto collaborativo con le istituzioni pubbliche e del Comune di Monte Sant'Angelo. La premiazione è avvenuta in un incontro sulla legalità con gli studenti dell'Istituto Superiore Gian Tommaso Giordani di Monte Sant'Angelo e alla presenza dell'ex sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano. Antonio Di Asio, sindaco di Monte Sant'Angelo, durante la cerimonia ha dichiarato: il dottor Fabbrocini in questi anni ha svolto un lavoro encomiabile. Sin dal suo insediamento presso la squadra mobile di Foggia ha posto in essere attività investigative di particolare importanza, come documentato dalle diverse azioni tese alla lotta contro la criminalità nel territorio di Capitanata e in modo particolare nel Gargano e a Monte Sant'Angelo. Azioni fondamentali che hanno fatto sì che i cittadini sentissero e percepissero la presenza dello Stato, la vicinanza delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Questo riconoscimento quindi vuole essere un ringraziamento al dirigente della mobile, alla questura e a tutti coloro che quotidianamente combattono la criminalità e tutte le forme di illegalità. Grazie per il vostro prezioso lavoro, ha aggiunto il sindaco Di Asio. Luglio 2010 Fabbrocini ha assunto la direzione della squadra mobile di Foggia per fronteggiare l'emergenza criminalità sul Gargano. 38 anni, napoletano, Fabbrocini vanta nel suo curriculum 2 anni come dirigente del reparto prevenzione crimini a Rosarno e poi a Locri. Ha guidato la squadra mobile di Bari dal 2002 al 2008, successivamente ha rivestito lo stesso incarico a Parma per poi essere trasferito allo SCO di Roma, dove vi tornerà a breve. Destinazione. Complimenti ancora, grazie a tutti per la presenza. Prima abbiamo sentito le parole di Giovanni Paolo II che diceva: convertitevi. Io mi permetto di aggiungere a quelle parole che la conversione deve essere di tutti noi, perché vedete, non è il mafioso che si deve convertire, solo il mafioso che si deve convertire. Quello noi lo conosciamo e lo sconfiggiamo. Siamo noi, tutti noi, che dobbiamo scegliere di seguire la giusta strada. Seguiamo le parole di Wojtyla e convertiamoci tutti a quello che è la strada della legalità. Grazie. Portando la legge della Pergamena, città di Monte Sant'Angelo, al dirigente della squadra mobile della questura di Foggia, dottor Alfredo Fabbrocini, per le attività investigative di successi ottenuti contro la criminalità, l'amministrazione comunale conferisce encomio solenne. Grazie ancora. Dottor Alfredo Fabbrocini, che ha appena ricevuto l'encomio solenne dalla città di Monte Sant'Angelo, il suo primo commento. Il regalo più bello, forse più dell'encomio, più del San Michele, sono stati gli applausi dei ragazzi. E quello è il rumore che un poliziotto dovrebbe sempre sentire, il rumore della legalità.